Benvenuti in questo nuovo video, amici rossoneri. Scusate per l'orario di pubblicazione, ma come sapete sono sempre straimpegnato. Guardate che gollettino in rovesciata che ci ha sviluppato il nostro giovane talento che vi porto oggi qua. Ovviamente giovane talento del Milan, under 17, 16 gol per lui quest'anno in 18 presenze. Non si tratta di Camarda, se vi state chiedendo di Camarda, ma di Alessandro Bonomi. Giovane interessantissimo, altro bomber che probabilmente il prossimo anno farà parte della primavera. Questo con lui lo possiamo dare per certo, perché si tratta di un classe 2006, appena compiuto 17 anni, quindi il prossimo anno in primavera ci starebbe benissimo. Grandi doti di finalizzazione, vediamo gol di destro, di sinistro, delle botte con tutti e due i piedi, segna anche in rovesciata. Qualcuno di voi che ne sa un po' di più ne avrà già sentito parlare. Vedete che la gatta, come sempre, faccio un video, mi sente parlare, arriva qua nella stanza e dice via. Comunque, tornando al nostro Alessandro Bonomi, ci tenevo a fare un video anche su di lui, già che avevo fatto un video recentemente su Esteban Gaucho, altro giovane talento dell'Under 17, ma questo Alessandro Bonomi si merita assolutamente un video anche lui, già che è il nostro bomber appunto dell'Under 17 che aspetto con ansia di vedere in primavera. Chi lo sa se assieme a Camarda o no, quello lì lo scopriremo il prossimo anno. Comunque questo è un altro giovane talento da tenere d'occhio, io lo conoscevo, mai visto in immagini, infatti queste immagini sono credo le prime che vi porto su di lui. Vi avevo portato solo un gol, quello da fuori area, nella top 5 dei migliori gol delle giovani del Milan, vi lascio il link qua sopra se lo volete andare a vedere, però non avevo mai visto tante immagini su di lui. Sono riuscito a vederla adesso e ragazzi, mi è piaciuto soprattutto il fatto che sia ambidestro, l'ho visto fare dei gran bei gol di destro, di sinistro, è una dote che a me negli attaccanti piace veramente veramente tanto, perché ti dà molte più soluzioni, non solo di tiro ma anche di dribbling e di tante cose. Quindi bene Alessandro Bonomi, spero di vederti presto in primavera e vederti appunto non solo immagini di gol che posso andare a scovare qua e là, ma qualcosina di un po' più, vedere anche nell'arco di tutta la partita, sia mai che sia un talentino che il Milan abbia anche lui voluto tenere, non dico all'oscuro, però non fargli fare salto in primavera troppo presto per non ricevere troppe pressioni mediatiche, in modo che con l'Under 17 sia cresciuto molto molto bene. Questo sì che lo possiamo paragonare a un Cutrone, a un Paloschi, che tanti di voi mi dite qua sotto quando parliamo di Camarda, ma anche Cutrone, anche Paloschi, anche tanti altri hanno fatto tanti gol e poi non sono stati i campioni, però sono comunque dei ottimi calciatori da Serie B, Serie A, vedete poi voi dove metterli, e questo Alessandro Bonomi secondo me a quel livello ci può arrivare sicuramente. Credo che il fenomeno nelle giovanili continua a essere il nostro Camarda, ma attenzione perché secondo me ce ne sono qualche altro dei quali non si parla. Camarda lo conosciamo perché ha fatto quell'intervista famosa un paio d'anni fa dove dichiarava tutti quello che aveva fatto, ma ce ne sono tanti altri da tenere d'occhio. Questo Alessandro Bonomi è sicuramente uno di questi, quindi attenzione anche a il buon Bonomi e buona fortuna per quest'anno, e come detto speriamo di vederti il prossimo anno in primavera. Questo è tutto per questo video ragazzi, un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.